Eccoci qua con il secondo video tag del canale. Questo video tag parla di infanzia. È stato inventato da Stanley ASMR World. Io sono stato taggato da Pete The Voice ASMR, che ringrazio. Questo tag si compone di 12 domande. Prima domanda. La tua favola preferita e perché? Sinceramente, io non ricordo di avere avuto favole preferite. La domenica veniva a trovarci un nostro cugino, più grandicello di noi, e andava a vedere sempre film al cinema. Quando arrivava da noi, ci raccontava la trama e poi dopo noi impersonavamo i vari personaggi del film. Lui guardava per lo più film horror e di fantascienza. Questa risposta è collegata anche alla seconda domanda. Ti piaceva impersonare i personaggi delle favole? Se sì, quale? Noi impersonavamo i personaggi dei film. Terza domanda. Qual era un punto di ritrovo della tua città? Paese dove andavi ad incontrare i tuoi amici d'infanzia? Noi non avevamo un punto di ritrovo specifico, perché il primo ad uscire di casa, per esempio il pomeriggio, raggiungeva le case degli altri, si suonava il campanello e dopo aver fatto tutto il giro del quartiere si usciva. Siamo arrivati alla quarta domanda. Triggers preferiti. Quali ti piacevano di più? Devo dire che il suono che mi piaceva di più di tutti era quello delle caramelle che venivano scartate. Arriviamo alla quinta domanda. Il tuo più grande sogno? Più grande sogno? Sinceramente io sono stato molto fortunato nell'infanzia. Ho avuto un'infanzia davvero spensierata. Un'infanzia che tutti i bambini e le bambine dovrebbero avere, poiché è il periodo più, diciamo, felice e spensierato della vita di una persona. Quindi non avevo sogni di diventare chissà chi o di fare chissà cosa, insomma io pensavo solo a giocare e basta. Siamo arrivati alla sesta domanda. La materia che ti piaceva di meno? Alle elementari avevamo un'insegnante unica che faceva tutto, quindi non avevo una materia preferita, una materia che mi piaceva di meno, perché poi nelle medie o nelle superiori il gradimento della materia veniva fortemente influenzato dalla capacità del professore o della professoressa di spiegare e di renderci partecipi. Domanda numero 7. Cosa eviteresti di fare se potessi tornare indietro nel tempo? Perché? Da piccolo, sinceramente, nulla. Farei quello che ho fatto. Invece, diciamo che se dovessi tornare indietro adesso, sicuramente nell'età adulta farei o non farei determinate scelte. Questo è ovvio. Domanda numero 8. Ti è sempre piaciuto il tuo nome? Se no, quale avresti voluto avere? Ma da piccolo il mio nome non causava fastidio, piacere. Io sinceramente non mi sono mai posto il problema. Mi dava invece molto, ma molto fastidio quando storpiavano il mio nome. Invece di chiamarmi col mio nome, mi chiamavano con un nome simile. È come se avessero fatto un anagramma del mio nome. E questo sì che mi dava molto molto fastidio. Mostra un oggetto legato alla tua infanzia. Se ti è possibile, facci del tapping. Gli oggetti della mia infanzia erano molteplici e sinceramente non saprei quale scegliere. Per esempio, mi piacevano tanto i puffi perché era un giocattolo con cui
si giocava nelle ricreazioni a scuola. Decima domanda. Parla di un momento nostalgico del passato. La cosa che più mi manca di quel periodo è la spensieratezza che non ho mai più avuto. Siamo arrivati alla undicesima domanda. Da piccolo preferivi la voce di quale genitore? Spiega il perché. Da piccolo preferivo la voce di mia madre semplicemente perché mi ricordo che a letto la sera mi cantava la ninna nanna per addormentarmi. Non ricordo la melodia, ma mi ricordo che veniva la sera e me la raccontava, me la cantava, insomma. Tagga chi vuoi. Dunque, taggo i seguenti canali ASMR. Naturalmente, chiunque è libero di fare questo tag. E ci vediamo al prossimo.